Amiche e amici di Rossini TV, benvenuti a casa Rossini. Ancora una puntata, ci avviciniamo sempre di più al Natale, ma ancora casa Rossini è presente sui vostri teleschermi nei consueti orari. Siamo in prima televisiva alle 19, poi alle 23 e poi il giorno successivo alle 10 del mattino e alle 15:15. Questo tanto per fare un promemoria e per introdurre una puntata nella quale gli ospiti non è un ospite, ma sono due splendide signore, diciamocelo. Grazie, ciao, grazie. Andrea inquadra perché qui l'inquadratura totale mi rende naturalmente orgoglioso delle mie ospiti della giornata. Abbiamo Luciana e Roberta Ottaviani della sposa di Eugenia. Esatto. Buonasera a tutti. Che bello avervi qua, che bello avervi qua e sono contento perché parleremo oggi di una cosa sulla quale mi avete poco fa dato una anticipazione che mi ha un po' sorpreso, perché la domanda era: ma la gente si sposa ancora oggi? Ero perplesso, ho detto: la sposa di Eugenia, lavoreranno, saranno in crisi, invece? No, sicuramente la crisi c'è stata come in tutta Italia, però grazie a Dio insomma ci si crede nel matrimonio. Il matrimonio è un momento di comunione, di unione, di condivisione, di un progetto che si spera sempre per tutta la vita. E quindi sì, matrimonio sì e matrimoni tanti. Bella questa cosa, come dico, mi ha un po' sorpreso, ma mi ha anche fatto piacere. Ma guarda, ti devo dire che la pandemia ha proprio rafforzato forse questo sentimento di unione, perché durante la pandemia molte coppie sono dovute stare proprio separate, no? Per i divieti, di superare i comuni e via dicendo. Certo. E questa cosa ha rafforzato l'unione, quindi ha un po' moltiplicato. Avranno detto: prima che ci ridividono un'altra volta ci sposiamo, così a quel punto lì siamo insieme e in non ci muoviamo. Come il boom delle nascite, per chi invece era separato è stato un pochino il boom delle unioni. Certo, cioè sì, certo. Oppure coppie che magari vivevano già insieme da tanto tempo, ma perché no? E quindi si sposano. Ha consolidato questi momenti di crisi, di solito hanno anche questa funzione, no? O di consolidare o di dividere. E molti invece sono le unioni che finalmente si sono consolidate e affermate. Insomma. Bene, allora abbiamo fatto un salto in avanti, ma adesso riprendiamo le cose dall'inizio come si deve. Luciana e Roberto Ottaviani, titolari della sposa di Eugenia a Fano, in via Carlo Pisacane 120. Ma allora, Roberta e Luciana, e Eugenia chi è? È nostra mamma. Ah, ecco. È la mamma che 30 anni fa... decise di aprire, coinvolgendoci, questa attività. Lei è stata sempre sarta, lei ha fatto sempre, è stato sempre nel mondo della moda, mia mamma. Da giovane ha lavorato persino alla RAI, in queste grandi sartorie, Cinecittà, ecco, queste grandi sartorie che dovevano improntare in poco tempo degli abiti bellissimi, delle cose. E lei da lì si è appassionata e 30 anni fa abbiamo deciso di aprire il nostro sogno, perché poi è la nostra passione. Certo. Questo non è un lavoro per noi, è una passione. E la mamma ancora dà una mano? Sì. No. Adesso ormai sono diversi anni che è andata in pensione, però ogni tanto ci viene a trovare. A vedere cosa combinate. Ma è casa sua, comunque. Non a caso il nome dell'attività è la sposa di Eugenia. Non è che abbiamo un orgoglio spropositato nei confronti di nostra madre, perché comunque è sempre stata una donna molto forte, determinata e soprattutto molto capace. I suoi modelli, le sue invenzioni, se vogliamo, sartoriali, comunque ancora noi le portiamo avanti. Mia sorella è bravissima, molto le ha migliorate, le ha personalizzate, e che è poi un po' il nostro segreto. Ci ha insegnato il gusto del bello, ci ha insegnato il gusto del ricevere le persone nel negozio, ci ha insegnato tutto, perché comunque noi eravamo giovani 30 anni fa, comunque. Dai. Che bello. Avete mai fatto i conti in 30 anni di quanti matrimoni sono stati? No, perché siamo sempre proiettate verso il prossimo, quelle che avremo piuttosto quelle che abbiamo avuto, il prossimo sarà sempre però ecco, abbiamo migliore. Sempre avuto un bellissimo successo, ecco, quello sono contenta, ce lo dicono le nostre spose, ce lo dicono le amiche delle spose che vengono a comprare, che ci vengono a trovare con i figli in braccio, nella culla, ecco, questa è la nostra soddisfazione più grande. Vero.
Quando io ho preso il primo contatto, mi ricordo che era stato un po' complicato, anche perché no, oggi non posso perché ho una cliente, poi chiamami più tardi, però poi dopo in realtà anticipato. Perché come funziona? Con appuntamento da voi si viene? Come... Da noi esclusivamente su appuntamento, sì. Non si può arrivare a sorpresa, specialmente adesso con le regole del Covid, ma nonostante Covid c'è anche... Prima da noi funzionava così, cioè quindi tramite appuntamento si dà alla cliente il tempo necessario che giustamente necessita per poter fare un excursus sui vari stili, sui vari modelli, sulle tipologie di abiti che ci sono e poi arrivare eventualmente alla scelta. Però tutto questo ha bisogno di un tempo, quindi se non si va su appuntamento da noi è difficile poter ragionare su un discorso vero, quindi su un percorso vero di scelta, di cammino verso la scelta. Per cui la prima volta si prende l'appuntamento, si viene, c'è una panoramica più o meno su quelle che possono essere le proposte, no? Anche in base, certo, penso... Certo, consideriamo solitamente noi 2 ore e mezza, quindi ogni cliente 2 ore e mezza. Questo per la prima volta, dopodiché si comincia il percorso, perché poi immagino che no, si debba provare, Noi le prove solitamente le facciamo 1 mese e mezzo prima a ridosso del matrimonio, anche perché allora, consigliamo sempre di comprare il vestito almeno un anno prima. E tra virgolette quando uno se lo sente, perché comunque è inutile che noi diciamo devi venire un anno prima, l'importante è che si è predisposti, certo. Quindi ecco, rispettare proprio il tempo di se stessi principalmente. E poi comunque le prove dell'abito per la messa a punto, stringi qui, allarga lì, tutti quei pelini che ci sono sempre da fare. Ho perso un chilo, ho preso un chilo. Classico. La mia passione. Ci credo. No, vabbè, comunque tanto quando la sposa è sotto stress e vive quel periodo a ridosso delle nozze, i parenti che arrivano, e i tavoli del ristorante da fare, e qualcosa che va storto, cioè c'è sempre, no? Vive un attimino un po' sotto stress, quindi certo. Automaticamente o si dimagrisce o si ingrassa. Certo, inevitabile. Uguali, non si resta, insomma. Come sono i vostri ruoli all'interno dell'attività? Allora? Beh, Roberta è il cuore della sposa di Eugenia, perché lei è la sartoria, lei è stilista, modellista, gli abiti sono totalmente curati in ogni più piccolo dettaglio da lei. Perché è fantastica, perché fa questo da quando era alta così. Cioè i vestiti delle Barbie, sì, io, insomma, quando dai. Ero piccolina, veramente facevo i vestiti alla Barbie, sì, sì. A Ciccio Bello, a tutte queste Tutti. Bambole che c'erano in voga negli anni miei. E poi via via sono stata sempre quella che stava vicino alla mamma, ma fammi vedere come si fa, e cucivo. Mi è sempre piaciuto cucire, tagliare, fare modelli, queste cose qua. E giustamente nella sposa di Eugenia io sono diventata, sono comunque sempre stata sul fondamentale, percorso naturale, sì, sempre il braccio destro di mia madre, adesso che mamma non c'è più, per me è fondamentale averla vicina, certo. Non viene a lavorare, sono io che porto avanti tutta la sartoria, quindi reparto le misure, il modello, il taglio, perché noi oltre ad avere delle aziende bellissime in negozio, abbiamo presente le collezioni di diverse aziende anche internazionali, abbiamo anche la nostra collezione, certo. Che è la sposa di Eugenia Privé, ed è quella che sinceramente ci regala maggiori, certo. Soddisfazioni. Sì. Certo. E allora Luciana invece? A Luciana invece, per quanto riguarda la sartoria, si occupa prettamente di quelli che sono i ricami, i dettagli ricamati, i veli, le particolarità. E poi io adoro curare le mie clienti in tutto e per tutto, in ogni dettaglio, quindi dall'acconciatura, da cosa mettere nell'acconciatura a cosa mettere ai piedi, quindi la scarpa giusta per l'outfit perfetto, quindi sia nell'uomo che nella sposa. Ecco, questo era uno dei punti a cui saremmo arrivati, ma è perfetto, il momento è quello giusto per parlare, perché appunto la sposa di Eugenia farebbe pensare solo a un discorso legato e dedicato alle donne, invece no. No, inizialmente era così, inizialmente mia mamma voleva occuparsi esclusivamente della sposa, poi però nel tempo ci siamo rese conto che alcuni uomini non sono proprio portati a curarsi perfettamente abbinati alla propria compagna,
Quindi, siccome la nostra concezione di matrimonio a livello outfit è un po', siamo un po' pignolette, quindi l'uomo deve essere ben abbinato alla sposa, quindi lo sposo non può essere vestito in maniera normale e la sposa arrivare con un abito da principessa. Quindi la coppia, così poi come sarà nella vita, deve risultare omogenea, quindi in sintonia, e quel giorno sotto gli occhi di tutti è molto 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 più importante, no? Certo. Deve avere un certo... Condivido, vi rovinava prestigio. L'armonia, no? A un certo rovina punto. L'armonia. Sì, sicuramente, perché magari la sposa era bellissima, invece solitamente l'uomo, no, io poi lo voglio rimettere. Quindi non era una riuscita perfetta del momento del matrimonio. Quindi abbiamo deciso di improntare il nostro reparto uomo, che è un bellissimo reparto, che noi abbiamo un'azienda italiana che fa tutto su misura, che fa cose proprio... che lavora come noi, esatto. Sartorialmente. Che è un termine che molto spesso viene abusivamente usato, perché io tante volte leggo su vari siti, abito da sposa su misura, in realtà non sono mai veri e propri su misura, cioè sono degli aggiustamenti o comunque arriva di una taglia quasi simile, cioè il su misura è un'altra storia. Quindi noi, avendo una sartoria con mia sorella che lavora effettivamente su misura, significa prendere le misure addosso alla persona, sviluppare un modello per la tipologia dell'abito che la cliente vuole e tagliare su quel modello i tessuti, certo, che, o i pizzi che serviranno. Alla prima prova, molte delle nostre spose che scelgono, sì, il nostro modo sartoriale di vestire, quindi più particolare, più personalizzato in assoluto, rimangono basite perché vedono già il loro vestito, sì, mentre ancora c'è la vecchia concezione del sartoria, non so, la tela piuttosto di non so che cosa. Perché noi abbiamo sempre lavorato così. Vabbè, noi in tutti questi anni ovviamente, certo, abbiamo sviluppato un metodo di lavoro molto veloce, certo, diverso. Certo. Facciamo questo, quindi esatto. È naturale, no? Che l'abbiamo evoluto. Non è come andare dalla sartina che, certo, ti fa la prova. Certo, certo, certo. Noi facciamo già delle bellissime prove dove magari c'è due dita di orlo più lungo e esatto, magari un centimetro da sistemare qua e là. Ma esatto, sono già bellissimi i vestiti, infatti rimangono tutti molto molto contenti. Lo stesso per lo sposo. Dovevamo trovare la stessa soluzione per lo sposo e negli anni abbiamo provato alcune aziende, ma poi abbiamo incontrato finalmente Petrelli, Petrelli Uomo Alta Cerimonia è un'azienda che lavora come noi, quindi ha l'abito pronto, che fanno loro con dei tessuti meravigliosi, una bella ricerca fanno sia di stile che di materiali, e fino ad arrivare a fare il vero e proprio su misura, con un sovrapprezzo veramente irrisorio rispetto a quello che poi è il prodotto finale. Certo. E in tantissimi, in quel caso, anni, come funziona? Cioè, noi gli prendiamo le prendete misure, le misure, sì, sì. Lo sposo sceglie la tipologia di modello, il tessuto, il bottone, il gilet, l'accessorio, questo piuttosto che quello, quindi oltre ad avere un abito su misura da tanti abiti che loro presentano, in più si ha un abito su misura personalizzato. Quindi alla fine è un capo unico. Sì, sì, sì. Sono perché molto ammirato. Non è vero che l'uomo mette jeans, non è vero. Non è vero. No, no. Alla fine, insomma, ci tiene. Sì, alla fine, sì, ci tiene, specialmente quando si vede coccolato e curato, sì, sì, come, sì, la sposa, no? Sì, sì, io sono ammirato da questa cosa della quale mi sono reso conto in questo momento, non perché non lo sapessi, ma sai, sono quelle cose che non pensi mai, no? Cioè l'idea che in effetti tutto parte dal prenderti le misure, sì, questa cosa è bellissima, sì, cioè l'idea che io arrivo e ci sono rotoli di stoffa lì che aspettano, bello, no? Tu mi prendi le misure e poi dopo sulle mie misure, tali. Invece noi siamo abituati che andiamo, no? Eh certo, cioè, questo, andiamo, indossiamo. Va bene, sì, sì, più o meno, tiro un pochino, però dai, va bene. E invece è meravigliosa questa cosa, anche perché nostra... prendendo le misure voi potete farle, certo, per qualunque conformazione. Esatto. Hai capito? Hai capito? Per qualunque conformazione. La nostra grande fortuna è stata questa, quella di avere un cuore sartoriale. Noi riusciamo a vestire le ragazze molto magre, che hanno difficoltà a trovare nei negozi, no, da spose normali, perché solitamente, insomma, 42, 40, invece le ragazze molto magre hanno difficoltà, come così hanno difficoltà invece le ragazze
un po' più formose, le cover, certo, le curve, le oversize, curve. Con la stoffa che io ho fatto tagliare per accorciare i pantaloni tutte le volte che ho comprato, avrei potuto fare abiti e abiti, perché io purtroppo sono bassino e per un certo periodo della mia vita ero anche un po' più sovrappeso di adesso, che già tanto magro non sono, per cui le misure serviva, insomma, certo, via che tagli. E invece ma che Petrelli bello, anche per l'uomo, certo, quindi che sia il palestrato, il culturista, piuttosto che il tennista. Bisogna aspettare di sposarsi oppure da voi si può venire anche per qualcos'altro? Si può venire anche per un abbigliamento normale, noi abbiamo una bella clientela anche di abbigliamento normale, perché comunque Petrelli ha tanti tipi di tessuti. E anche per, anche per la donna? No, la donna solo la sposa. No. Allora, negli anni passati facevamo... Ma la tentazione, scusami, cerimonia, ti interrompo, non, sì, ti, non vi viene la tentazione, avendo questa arte, questa bravura, no, così elevata, allora, di lanciarvi nell'abbigliamento quello non da cerimonia? No. No, no, perché quello che facciamo noi è un pochettino, diciamo, questo deve essere esclusivamente legato a questo giorno più bello della vita, perché a noi piace fare queste cose belle, queste, certo, cose importanti, questi vestiti eclatanti, queste rouge, fiocchi, frappe, tulli, crini, pizzi, nell'abbigliamento normale non c'è. Normale non c'è, esatto. No, poi in realtà noi siamo un po' piccoline, perché il nostro atelier è fantastico, è ricco, è pieno di possibilità. Però la sartoria, per poter sopperire sia alla sposa che alla cerimonia, dovrebbe essere molto più grande, dovremmo avere anche molti più mani, perché insomma abbiamo una bella clientela, di conseguenza abbiamo fatto una scelta, anche perché quando lavori la sartoria cerimonia c'è tanto colore che potrebbe poi andare a rovinare il bianco, certo, no? Quindi che bello, si fa una scelta, e noi abbiamo fatto questo tipo di scelta, ci piace perché, sì, perché siamo specializzate, certo, sì, per, sì, gli sposi, sì, sì, per la sposa e lo sposo. Tra l'altro avrete, da questo punto di vista, una specie di osservatorio privilegiato sulla società di oggi, perché come dicevamo, no, prima, anche questa idea comunque che, certo, a me ha sorpreso, ma che comunque non è poi così sorprendente, che la gente continua a sposarsi. Un'altra cosa che mi viene in mente, per esempio, è questa: c'è differenza tra le cerimonie religiose e le cerimonie civili per quanto riguarda la scelta degli abiti? No, assolutamente no. Cioè, la scelta dell'abito è sempre una cosa molto personale, però l'idea che in chiesa si debba andare in un modo, mentre nel rito civile in un altro, è stata superata. Sì. Cioè, noi abbiamo abiti molto romantici, molto importanti in qualunque situazione, come abiti semplici nell'altro caso. Quindi non c'è più, non c'è più. C'è perlomeno quello che facciamo noi, e il papà di una nostra sposa ci ha detto questa cosa e ci ha inorgoglito tanto, ma veramente tanto, mi emoziono solo a ripensarci. Ha detto che noi non vendiamo abiti da sposa, ma vestiamo gli sposi, e questa cosa ci ha gratificato tanto, perché è vero, noi a volte ci siamo rifiutate, oppure assolutamente non spingiamo mai all'acquisto perché non ci piace. Cioè, il momento del matrimonio inizia con la scelta dell'abito. E scegliere un abito che senti dentro, che è tuo, che ti piace, che ti fa star bene, che ti fa sentire nella migliore tua espressione, e non vedi l'ora di indossarlo quel giorno, è molto importante. Quindi non sono queste cose che possono essere forzate. Certo, certo. Dopo, il nostro lavoro è quello di minuziosamente controllare tutti i particolari, quindi dalla scelta della scarpa a come ti sta perfettamente, perché non deve prendere pelo. Quello sì. Quello, certo, è la nostra passione, certo, però all'inizio ci bisogna metterci tanto cuore, ma tanto, e quindi questo deve partire da loro. A richiesta, o comunque sta dentro la vostra proposta anche la parte, quella del fotografo, eccetera, no, oppure no? No, lì niente. No, no. Lasciate fare. Assolutamente, anche perché noi siamo... E se poi il fotografo ricchi... non è bravo e non rende bene quello che avete fatto voi, bravi, mannaggia. Sono tutti bravi. Tutti bravi. Poi bravi. Nella nostra zona c'è proprio una bella, sì, cultura anche della fotografia, del filmato, della cerimonia, sì, della sport. Veramente ci sono tanti bellissimi studi, tanti. Bello, sono tutti. E il bello forse della nostra zona, un po' forse anche delle Marche, così come ci dicono le nostre clienti che vengono a volte da Milano, da Firenze, perché ci sono... Sì. Tante ragazze che magari fanesi, che poi si sono trasferite in città, quando si sposano ritornano qua, certo, e ci dicono appunto che invece nella nostra zona c'è proprio una bella tradizione ancora, sia delle nozze, del matrimonio, degli abiti, c'è proprio professionalità, quello che
dicono loro, io non lo so, ma anche in altre parti. A noi piace, cioè noi abbiamo veramente, io sono una patita di fotografia e posso dire che abbiamo dei fotografi straordinari, certo. Così come abbiamo delle location che si prestano a veramente ad ogni tipo di tema gli sposi scelgano per le loro nozze, quindi... Certo. Non avete bisogno di inserirvi. No, insomma, non abbiamo bisogno di dare consigli, certo, sinceramente. Certo. Molto bella questa cosa. Ma immagino poi che quando vi rivedete quello che avete fatto nelle foto, no? Tanto ve lo porteranno. È un momento bellissimo. Poi vederlo nelle foto è fantastico, perché quando vengono a provare da noi magari sono struccate, spettinate, no? Certo. Un po' così. Invece nelle foto, nelle foto ufficiali, mamma mia, certo. Che bello, stupore. Vi invitano i matrimoni? Qualcuno è capitato, però ho rifiutato. Ah, sì. È imbarazzante perché comunque cioè, noi conosciamo la sposa, gli sposi e si instaura un certo rapporto, certo. Però dopo lì tutto il resto, siamo fuori esatto, all'acqua, c'è cioè, un mondo che non ci appartiene. Sì, no? Sì, però sì, ci fa piacere quando ci è capitato, certo, ci ha fatto molto piacere. Certo. Comunque invece ci fa molto piacere poterle andare a vestire, questo sì. Ah, vero. Questo lo facciamo gratuitamente. Proprio perché ci piace, perché fino all'ultimo, fino all'uscita, deve essere tutto perfetto. Quindi. Mm-hmm. Mi avete fatto venire voglia di sposarmi? Io non mi sono sposato, mannaggia, non saprei adesso con chi, però insomma, vedrei. Ragazze, mannaggia. No, che bella chiacchierata. Sono predisposto. Non ci crederete, ma abbiamo finito il tempo e lo stiamo anche addirittura superando. È volato veramente tanto e sono molto contento, perché è una delle grandi e belle opportunità che mi dà Rossini TV nel fare questa trasmissione, è incontrare delle persone straordinarie come voi, ma soprattutto così lontane da quello che può essere l'occasione quotidiana, no? Sì, certo. Molto difficilmente sarei entrato alla sposa di Eugenia, invece vi ho portato qua a casa Rossini e questo è stato un grande regalo per me da parte di Rossini TV e da parte vostra di essere venute qua a raccontarvi. Grazie. Grazie a te invece Paolo, è stato un piacere per noi essere qui oggi. È stato molto bello essere qua in questo salotto, ci siamo trovati a nostro agio. Molto bene. Ci siamo trovati a nostro agio e vi aspettiamo invece in atelier. Certo, direi proprio di sì e allora intanto noi ringraziamo tutti i nostri telespettatori per essere stati con noi, soprattutto telespettatrici in questo caso e vi diamo appuntamento a un'altra puntata di Casa Rossini. Ancora grazie a Luciana e Roberta Ottaviani. Grazie a te Paolo. Grazie. Buone feste!